avere il buon senso per qualsiasi cosa possa aver detto, e lo vediamo con gli arbitri, quelli veri, quelli che arbitrano la Champions League, quelli che arbitrano le partite, quelle che noi purtroppo guardiamo solamente per piacere in televisione, che hanno il buon senso anche di far finta di non sentire. E questo certo che ha condizionato la gara, l'ha condizionata tantissimo. Perché voi siete dovuti per forza chiudere? E che volevi stare anche altro? Per forza. Ci hanno messo lì e non vedevamo, ci siamo messi del metto e non vedevamo l'ora che finisse la gara per riuscire a portare a casa questo punto che ha un valore inestimabile per quello, per il cuore, per la gamba che hanno messo i ragazzi in campo. Perché si è trattato quella, perché se no mi sembra che forse la palla fosse potesse essere rinviata, la Musca che ha cambiato la traiettoria e è andata in porto. A me sembra che finasse la rate non l'aveva fatta. Poi noi potevamo fare meglio, abbiamo iniziato non benissimo nelle uscite da dietro, cosa che a noi in genere riesce decisamente meglio rispetto a quello che è avvenuto oggi. Non siamo riusciti a farla bene nei primi 15 minuti, abbiamo perso un pochettino di sicurezza. Tutte le volte che siamo riusciti a fare più di 5 passaggi consecutivi o quando si rubava palla a ripartire, siamo sempre stati potenzialmente pericolosi. Sul fraseggio, sul possesso palla, so che la squadra può fare decisamente meglio dal punto di vista del temperamento, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista della voglia di portare a casa un risultato positivo, soprattutto nel momento in cui siamo rimasti con la doppia inferiorità numerica. E questo è stato tanta roba, ci deve dare la forza, la voglia, il coraggio di ripartire con tanta rabbia e con tanta determinazione, perché vuol dire che siamo sulla strada giusta, proprio dal punto di vista della voglia e della compattezza del gruppo.